Nel Vangelo di oggi, preso da Marco al capitolo 12, dal versetto 18 e seguenti, leggiamo: Vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano. Tra i farisei e sadducei c'erano continui litigi sul tema della risurrezione. I Sadducei, una elite aristocratica di latifondisti e commercianti, erano conservatori, non accettavano la fede nella risurrezione e vanno da Gesù per criticarla e ridicolizzarla. E per farlo usano la storia di una donna che sposa uno dopo l'altro sette fratelli, rimanendo di volta in volta vedova e senza avere figli da nessuno di loro. Se è vero che ci sarà la risurrezione, visto che in sette l'hanno avuta in moglie, dicono i sadducei, di chi sarà moglie? Di nessuno, risponde Gesù. La donna non è un oggetto da possedere. La logica della risurrezione ci libera anche da tutte le logiche di possesso con cui è caratterizzata questa vita. Questa donna sarà libera e non dovrà più essere trattata come una proprietà da accaparrarsi. Gesù, riprendendo le scritture a cui loro si appellano, dice loro: Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risusciteremo dai morti, infatti, non si prenderà moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. E citando il libro di Mosè, dove Dio si definisce Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, conclude: Non è un Dio dei morti, ma dei viventi. In queste parole evangeliche c'è come l'apertura di uno spiraglio sulla Gerusalemme del cielo. In essa i credenti, liberati dal vincolo della carne, vivranno come angeli, ossia saranno animati dallo spirito che è più forte della carne. Ma questa vita dei cieli inizia già su questa terra, quando i credenti si lasciano guidare dalla parola del Signore che è seme di eternità e di incorruttibilità. La fede ci chiama a superare le logiche di questo mondo e a comprendere che la vita che ci dona Cristo non è la vita stessa solo migliorata, ma è una vita nuova, radicalmente nuova, così nuova che dobbiamo imparare a ragionare in maniera completamente diversa. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.